Eccoci qui ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere qui abbiamo sempre il nostro DJI Mini 2 e il nostro Mavic Air 2. Oggi testeremo il sistema OcuSync 2.0 portando questi due droni dietro ad un ostacolo, ovvero una collina. E vedremo, dopo averla scavalcata, chi farà diciamo più range di distanza. Useremo la doppia frequenza, ovvero tutto in automatico, e vedremo come si comporteranno i due droni. La location è sempre la solita, ovvero il mio campo, perché purtroppo non ci possiamo muovere, perché qui da noi siamo in zona rossa, e quindi per ora non possiamo cambiare location, ma appena possibile la cambieremo per fare tanti altri test con i nostri droni, quindi mi raccomando, seguitemi sempre sul canale. Poi, se non l'avete ancora già fatto, vi invito a iscrivervi al mio gruppo Facebook che ho creato per quanto riguarda il DJI Mini 2. Lì potrete trovare anche il manuale utente in italiano, scaricabile tramite PDF. Io vi lascio qui sotto il link in descrizione, se vi volete iscrivere siete i benvenuti. Poi abbiamo creato anche un gruppo Telegram da pochi giorni, con un mio iscritto che anche lui ha un canale YouTube. Se vi volete iscrivere anche a questo gruppo siete sempre i benvenuti, così lo facciamo crescere e potremo condividere sempre più contenuti. Vi lascio qui sotto anche il link del gruppo Telegram. Ora invece ci prepariamo, ci portiamo nella nostra zona di volo e iniziamo immediatamente il test. Vai! Siamo passati alla registrazione schermo, ora iniziamo la prima prova con il DJI Mini 2. Take off. Qui come potete vedere ci sta indicando che abbiamo impostato un ritorno automatico di 39 metri, l'andiamo subito a modificare e lo portiamo a 120, in modo che una volta che perdiamo il segnale non rischiamo così di andare a battere contro la collina, dato che il drone è sprovvisto anche di sensori. These skies have a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay course of guard, but there was no other way. Did you wait? Cause I've been counting the days and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. Siamo ad un'altezza di 108 metri, abbiamo quasi scavallato la collina, ora ci giriamo con il drone per farvi vedere che siamo coperti, vediamo solamente in lontananza il paese ed ora continuiamo fino a che non perdiamo il segnale. Ora si è bloccata l'immagine, siamo a 668 metri di distanza, ora si è proprio disconnesso il drone. Ora ripreso il segnale, vediamo un attimo, proviamo a proseguire. Siamo ora a 692 metri, proviamo ad andare avanti, però ha riperso il segnale, il drone. Vediamo un po', quindi interrompiamo la prova, torniamo indietro, siamo arrivati a 702 metri di distanza. Ora ripeteremo la solita prova con il Mavic Air 2 seguendo la solita traiettoria. Ecco, ora iniziamo la seconda prova con il Mavic Air 2. Questo drone logicamente ha i sensori, però per essere più tranquilli abbiamo impostato anche un RTH superiore a 100 metri. Ed ora iniziamo la scalata cercando di seguire i soliti punti di riferimento che abbiamo avuto con il Mini 2. Oh,
Stiamo scavallando la collina alla solita altezza, abbiamo passato la traiettoria dell'albero come col precedente drone e ora proseguiamo fino a perdere il segnale. Stiamo superando ora la distanza raggiunta con il Mini 2, vediamo, qui ci dà segnale debole, proviamo a proseguire. Abbiamo perso ora il segnale, siamo arrivati a 762 metri. Ancora il drone non ha ripreso il segnale, vediamo se ce lo riprende. Eccolo, ce l'ha ripreso, a posto. Quindi tirando le conclusioni, il Mavic Mini è arrivato a 702 metri andando dietro la zona d'ombra, ovvero la collina, e il Mavic Air 2 è arrivato a 762 metri. Quindi il Mavic Air 2 è riuscito ad andare più avanti di 60 metri dietro la zona d'ombra rispetto al DJI Mini 2. Io vi ringrazio per la visione, se avete qualsiasi domanda lasciate un commento qui sotto e lasciate anche un like se vi è piaciuto questo video per supportare il canale. Io vi invito sempre a iscrivervi al mio canale per non perdervi tutti i miei test e mi raccomando iscrivetevi anche sia al mio gruppo Facebook che al gruppo Telegram che abbiamo creato da poco. Ci vediamo ai prossimi video, un saluto a tutti!